Buongiorno. L'insegnamento dell'interpretazione di conferenza ha una lunga tradizione presso l'Università di Trieste, che rappresento. Già nel 1953 fu istituito il primo corso di lingue moderne per interpreti e traduttori presso la Facoltà di Economia e Commercio. Pochi anni più tardi divenne scuola a fini speciali di lingue moderne per interpreti e traduttori. Nel 1978 divenne poi la prima e per 11 anni unica facoltà universitaria in Italia per l'interpretazione di conferenza e la traduzione specializzata, come Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, con l'acronimo SSLMIT. L'ultimo cambiamento lo si ebbe nel 2012, quando la nostra facoltà confluì, assieme alla Facoltà di Giurisprudenza, nell'attuale Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione. La partecipazione all'EMCI, alla rete di istituti universitari europei a livello magistrale, European Masters in Conference Interpreting, risale al 2001, anno della sua fondazione. L'Università di Trieste ne fu quindi uno dei membri fondatori. L'adesione all'EMCI richiede di rispettare criteri stringenti, a garanzia della qualità dei corsi di simultanea e consecutiva. Ogni 4 anni vi è una verifica dell'adeguatezza agli standard di qualità EMCI. Ne deriva la costante attenzione a mantenere alta la qualità dei corsi, anche in periodi difficili. L'adesione all'EMCI intensifica i rapporti internazionali con università europee di eccellenza nel campo dell'interpretazione di conferenza, con la possibilità di scambi di docenti e di studenti. Per i docenti interpreti vi è poi un appuntamento annuale, i Training for Trainers, seminari dedicati all'approfondimento di temi di attualità per l'interpretazione e il suo insegnamento. Per gli studenti, oltre agli scambi bilaterali, vi è ogni anno uno Student Meeting, un incontro di 3 giorni degli studenti delle 15 università EMCI con esercitazioni congiunte di simultanea e consecutiva. Nel 2017 fu proprio l'Università di Trieste a proporre e organizzare, nel 2018, il primo EMCI Student Meeting, che da allora si tiene ogni anno in una sede diversa. Essere membri dell'EMCI rafforza i rapporti con le istituzioni europee, da sempre sbocco professionale ambito dai nostri studenti, attraverso visite di studio o grazie a seminari e classi virtuali, gli studenti possono conoscere da vicino la realtà professionale degli interpreti del Parlamento europeo e della Commissione europea, in particolare attraverso le direzioni generali e gli interpreti di queste direzioni preposte all'interpretazione, la DG Link per il Parlamento europeo e la DG SCIC per la Commissione europea. Il nostro contributo all'EMCI si concretizza nella partecipazione alle attività previste nell'ambito di un progetto europeo annuale per la qualità dei corsi di interpretazione e di conferenza. L'Università di Trieste è stata membro del direttivo, rivestendo anche la carica di vicepresidente. Ha coordinato e coordina tuttora la Commissione Progetti. Recentemente, attraverso studi e sondaggi, si è analizzato l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica e nella professione, in particolare durante il lockdown. Sono consultabili sulla pagina web dell'EMCI alla voce Resources. Perseguire obiettivi comuni e lavorare insieme alla loro realizzazione, all'interno di una rete universitaria come l'EMCI, fornisce un valore aggiunto tangibile, come si è potuto sperimentare durante i mesi della pandemia. In conclusione, a Trieste, l'insegnamento dell'interpretazione di conferenza ha certamente una lunga tradizione. Non di meno, la formazione degli interpreti presso l'Università di Trieste si è costantemente arricchita grazie all'adesione al consorzio EMCI.